tutto. Grazie agli ospiti che sono stati con noi fino a questo momento. Rimane con noi Fusaro. Grazie, ci vediamo a Duzziello della Lega che è tornato a trovarci. Buonasera, grazie per l'invito. È rimasto con noi Diego Fusaro, non turbocapitalista, ma tutto il contrario, ma autore del nuovo ordine erotico. Poi un giorno dobbiamo fare un ultimo blocco dedicato solo a questo, perché io sarà un po' di curiosità, diciamo, ce l'avrei. Sarà un grande piacere. Bene, bene. Adesso però partiamo da Milano, giusto Alessio? Sì. Perché? Perché è maglia nera per la sicurezza. Prima abbiamo visto Milano, tra l'altro lo ripeto, Milano maglia nera, perché poi colpisce un po', no? Che sulla sicurezza il problema più grande ce l'abbia Milano. Io che sono del sud di solito mi sento dire che al sud c'è il maggiore problema di sicurezza, e invece guarda caso è a Milano. E poi invece Roma, dove i cittadini, non soltanto per la vicenda del quartiere San Lorenzo e quindi la terribile vicenda di Desirée, ma anche per una serie di altre questioni, i cittadini sono scesi in piazza e sono andati al Campidoglio. Ve lo faccio vedere e arrivo da Fusaro, così almeno lo mettiamo in piedi. Fusaro, le chiedo, era una sorta di vaffadei per il sindaco? Quello che abbiamo visto? Sì, in parte è stato anche quello, direi, però come si sa governare Roma è la cosa più difficile che ci sia, chi va a governare Roma è perduto. Credo che lo sia. Quindi direi che non mi stupisco di questo, mi stupisco invece di una cosa, condivido quello che hanno detto coloro i quali mi hanno preceduto, ma aggiungo una cosa, la cosa straordinaria in negativo vorrei dire è che per un verso c'è una giusta critica della droga, dello spaccio e quant'altro, condivisibilissima, ça va sans dire, e dall'altra però assistiamo sempre al permanere della droga stessa e dello spaccio, ben sapendo tuttavia quali sono i luoghi in cui avviene, perché non sono nascosti, addirittura il vostro egregio servizio mostrava dove sono i luoghi, a Lambrate, a Milano, a Roma in certi punti, si sa. La mia ipotesi di lavoro è questa: dagli anni 60 ad oggi il potere, inteso in senso generale, lascia sopravvivere lo spaccio della droga e la sua diffusione, ben sapendo che è uno strumento utile per ottundere le intelligenze delle nuove generazioni e per dirottarne le energie rivoluzionarie. Cioè, studiato, lei dice, non è casuale. Una sorta di connivenza, perché se tu permetti ai giovani di drogarsi, hai in qualche modo un ottundimento delle intelligenze che si ripiegano nell'uso della droga e che invece sarebbero potute altrimenti sfociare in attività rivoluzionarie e critiche, come stava per accadere in quegli anni, negli anni 60. Invece l'uso della droga giova massimamente al potere, perché serve quindi di fatto a tagliare le teste pensanti. Quindi protegge l'antisistema. Ah, direi di sì, direi che in questo qualche è provato. Maniera questa narcotraffico, è la oltre al business, come allora, lo chiamano io non lo i privatizzatori. So se quello che dice Fusaro è molto anni 70, sicuramente.